Siamo qui ad intervistare con la Pesce per l'Indipendente Webzin. Sono emozionatissima. E gli faremo qualche domanda rispetto al suo nuovo progetto. Insomma, quello che ti vogliamo domandare è: hai dichiarato che dopo esserti laureato sei riuscito a dedicarti di più al mondo, insomma, della musica. Allora ti voglio chiedere se l'università ha frenato la tua ricerca creativa. Forse sì. E in cosa ti sei laureato? Non te lo dico neanche. È inutile. Va benissimo. Non spanno un po' più. Lo sappiamo bene perché siamo sulla stessa barca. Sì. Potremmo definire il meraviglioso declino come un manuale per giovani coppie disoccupate e neolaureate. Allora ti domando, lo è effettivamente? Cioè è un manuale per tempi critici? Non è stato pensato come manuale, però se riuscissi a fare due soldi anche con manuale di andare la... non lo so, è un manuale personale forse. Che dove magari molte persone si rispecchiano in delle situazioni che sono più o meno simili, sì. Ok. Per la nostra generazione. Allora, riusciamo a percepire che nel tuo disco ci sono diverse influenze riguardo alla musica contemporanea, dai Fleet Foxes ai Grizzly Bear. Che hai scritto male. Che ho scritto malissimo, per leggerlo bene, in realtà, non si pronuncia. Allora ti chiedo quali sono i tuoi riferimenti, oltre a questi gruppi, se effettivamente sono presenti influenze. Sì. Guarda, se Bon Iver, leggo, mi piace tantissimo. Poi ascolto molta musica anni 70, i Green Crimson, piuttosto che Lou Reed, Neil Young, cantautori preferiti. Gli italiani in realtà non ho ascoltato poco musica italiana, ho ascoltato molto Battisti, Ferré che in realtà non è italiano, è francese, ho sentito cantare nell'ultimo periodo. Carella, qualcuno di voi conosce? Io no, personalmente. Però c'è anche quando hai girato, diciamo, in maniera domestica il video di Si Illumina. Sì. Hai scritto nella descrizione del video che è un riferimento al video di un altro artista straniero che pochi conoscono. Sì. Si chiamano Spindis, un gruppo belga. Il video si è preso da una loro idea, però è ampliato con oggetti che riguardano il passato, mentre nel loro video le foto erano, loro buttavano queste foto della loro famiglia sul tavolo, nel mio video sono all'interno di una valigia e poi alla fine si chiude e si parte. Ok, è chiaro che hai un rapporto strano con il sud e con la tua terra. Allora la domanda è: cosa c'è del nord nel tuo disco? C'è una parte nordica che esiste? Forse come influenze, le influenze musicali, sono poco tarantelle, più centro Europa. Ok. Poi per il resto non sono contento di essere siciliano. Siracusa mi fa cagare, ma questa è una parentesi a parte. Hai dichiarato che prima di scrivere bisogna leggere e prima di ascoltare, cioè prima di scrivere musica bisogna ascoltarla. Tu credi che, visto che grazie all'internet, ai social network, tutti si mettono più o meno a fare musica, sia una cosa negativa oppure una cosa buona per dare spazio a chi vuole dire? Io credo che il web è un'arma a doppio taglio, nel senso dato è un mezzo sicuramente democratico, dà la possibilità a tutti di dire la propria opinione, di fare musica, di metterlo online in 24 secondi, di farsi video della ragazza in bagno su YouTube, cioè, tutte queste cazzate. Però è un'arma a doppio taglio perché da un lato si ti dà questo senso di libertà, dall'altro però c'è stato un taglio, un appiattimento culturale fortissimo,
credi tutti che ci sarà una selezione? A fare musica, ormai la musica è diventata quasi un hobby per borghesi di istruzione medio-alta. Cioè, se te lo puoi permettere, se vuoi fare musicista devi avere soldi. Purtroppo oggi, al momento, in questo momento storico è così. È presa anche poco sul serio. Molti registrano dischi fatti registrati male, i giornalisti sono incompetenti perché non si comprano i dischi, non ascoltano musica, non si leggono le... Mi è capitato anche situazioni paradossali in cui un giornalista di una nota webzine italiana dice: ma tu non sai scrivere, i tuoi testi non vogliono dire niente, per esempio questa cosa, non cito il testo perché poi dovrebbe... Ed era un riferimento letterario abbastanza palese che lui aveva. E poi nella sua biografia, se ve la cercate su internet, poi te la do. C'è scritto che lui si è avvicinato alla musica a 26 anni, quindi ne aveva 32, cioè da 6 anni e poi ti spacci per giornalista e vai millantando, cioè dai giudizi anche su un lavoro, non è che può fare schifo un meraviglioso dei clip, però non. Sicuramente ci sono 2 anni di lavoro, almeno riconosci quello, cioè se vuoi fare una critica falla non scrivendo un aborto di novella, ma costruttiva. Sì, cioè dimmi no, perché qui rende casilla, boh, non va bene, cioè, fammi un'analisi testuale, non andare a sparare minchiate su che ti sembro qualcosa che non conosci neanche. Questo è uno sfogo. Bella. Ciao, testa di cazzo. Allora, abbiamo notato che attraverso Facebook ci sono vi fate dei commenti a vicenda abbastanza simpatici, tu e Alessandro degli Amorfù. Avete anche fatto un viaggio in Africa. Allora, la mia domanda è critica, diciamo simpatica. Siamo è stata... etero. Puntualizziamo questa. No, vi ho paragonato un po' ad Emilio Clementi e Emanuele Agnelli ai tempi in cui... Sulla loro eterosessualità non ci giurerei. Comunque, la domanda principale è, ci racconti un po' qual è il vostro rapporto e come mai c'è questa simpatia? Alessandro ci conosciamo ormai da un decennio. Penso che ci vogliamo veramente bene perché litighiamo di un team. In 10 anni... più o meno ancora continuiamo a sentirci, facciamo i viaggi insieme piuttosto che le vacanze, ci scriviamo mail lunghi, però litighiamo di continuo, cioè anche ci offendiamo, un amore ovvio, sì. Però alla fine evidentemente sì, c'è un'amicizia. Amicizia, sì. L'ha detto. Un'amicizia. La scelta di Colapesce è stata quella di parlare, cioè di scrivere in italiano. Questa decisione influenzerà anche Albano Power o... No, assolutamente, è un progetto a parte, va benissimo. Allora, Bogotà è un piccolo capolavoro in cui parli della tua terra e di quanto sei legata a lei e a tuo fratello. Ci racconti un po'? Sì, Bogotà è il pezzo più autobiografico del disco e parla... Sì, di mio fratello che vive da svariati anni a Bogotà e vedo pochissimo, per questo ho dato il titolo. Sì, inizialmente il titolo era Lettera a Francesco, poi l'ho cambiato pochi giorni prima della stampa. E sì, c'è questo, parla di questo rapporto che parte dall'infanzia fino all'adolescenza e poi la separazione con Francesco, e parla del tempo perso che in qualche modo ha influenzato anche il nostro rapporto. Però la storia è completamente raccontare, però è chiaro. Però, sì, abbastanza. Prima di cantare I Barbari hai dichiarato che questa canzone è dedicata alle teste di minchia. Sì. Chi sono? Ma guarda, c'è una lunga lista di teste di minchia. Però in generale, diciamo. Tra l'altro lì canta pure Alessandro nel disco, no? Non voglio dire che Alessandro è una testa di minchia. Però a Milano ne ho conosciuto parecchio. Guarda, un 80% di bocconiani. Se vogliamo andare ora ad analizzare la classe politica. Il 95% penso della classe politica italiana. In realtà il libro,
la canzone è stata ispirata, ho preso spunto da un film che si chiama Society di Brian Hudson, un regista semi sconosciuto che ha fatto questo film, un B-movie quasi, di fine anni 80, 89, che parla di questa famiglia borghese dove sono tutti belli, biondi, alti, e hanno sto figlio che invece è più basso, scuro, quindi già noti il brutto anatroccolo della situazione, e lui viene a conoscenza di strane pratiche che fanno i loro genitori con altre famiglie della zona. Te la faccio breve perché sennò facciamo notte. Dobbiamo vederlo. Allora, sì, vedetelo. Tra l'altro c'è pure su YouTube, ho scoperto. Vai. Vedetelo. Vedetelo. Alla fine loro prendono una persona comune e la sbranano. Quindi è una sorta di splatter movie. Come la società, la ristorazione che si scolpa il cittadino comune. Grazie. In Oasi parli di un viaggio lungo, caldo, tipo sulla Salerno Reggio Calabria. No, sulla Catania Palermo. Ok. Siamo... Va benissimo. Sì, no, parla di viaggio post laurea, di questi due giovani neolaureati e precari che decidono di farsi questo lungo viaggio fine luglio all'interno della Sicilia. Due giovani innamorati. Quando tutto diventa blu, è ispirato al fumetto, diciamo. No, non è ispirato, no. È solo il titolo. È ripreso, però diciamo ci sono delle similitudini. Sì, l'ho scoperto successivamente. Ah, ok. Cioè, il libro... Io pensavo fosse ispirato proprio a questa cosa, perché anche lui parla di... No, il testo è stato scritto prima. Poi ho scoperto a casa di un amico a Roma il testo di Baronciani, allora ho pensato di dedicargli questa canzone. Poi siamo diventati amici con Alessandro. Si vede anche. Ieri, questa me l'ha regalata ieri sera al Miami. Al Miami. Maledetta primavera. Ok, l'ultima domanda: come mai hai deciso di chiamarti con la pesce? È una leggenda, no? Cioè. Come mai? Allora, ci sono due motivi. Okay. Uno, perché trovo che la leggenda sia splendida, l'idea che di questo ragazzo che sacrifica la propria vita per reggere la terra, per far sì che la terra non sprofondi nel mare. Già questa qui mi sembrava una metafora abbastanza forte. Poi perché ho scoperto che la leggenda a basi greche e vuole questo uomo, questo metà uomo da pesce, come padre delle sirene. Quindi c'era così. E poi perché mia madre da piccolo spesso mi raccontava la leggenda di quella pesce, allora era destino. Ok, va benissimo, ti ringraziamo. Grazie a voi. E buon proseguimento, giuro. Anche a te. Grazie.